tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è un video diverso dal solito perché è in collaborazione con mia sorella Luisa. Praticamente abbiamo deciso di fare, guardando il video di Nicole Gimondo, a me è venuta l'ispirazione di fare i sofficini fatti in casa. Però a quel punto ho pensato a una collaborazione con Luisa. Quindi lei farà i sofficini normali col glutine, mentre io proverò a farli senza glutine. E niente, quindi vi lascio sotto il link per andare anche nel suo canale per vedere la sua ricetta. E adesso invece andiamo a vedere cosa ci servirà per farli in versione senza glutine. I cani stanno giocando, scusate. Andiamo a vedere subito. Allora, per fare questa ricetta, livello, diciamo, la ricetta base sono 300 ml di latte, 30 g di burro e 180 g di farina senza glutine per pane e pizza. Nella ricetta originale veniva usata la Biaglut da 1 kg, mentre invece io andrò a usare la Caputo. Nel mio caso ho dovuto, vabbè, ovviamente aumentare di un po' le dosi e quindi andrò a usare 900 ml di latte, 90 g di burro e 540 g di farina, appunto, della Caputo. E poi ci servirà una pentola. È rimasta macchiata, si è proprio rovinata lì. E poi comunque ci servirà una pentola per fare tutto il procedimento. Partiamo subito. Per prima cosa versiamo il latte nella pentola. Aggiungiamo il burro. Andiamo ad accendere il fuoco, tenendolo diciamo medio, e facciamo sciogliere tutto il burro ma senza far bollire il latte. Appena vediamo che il composto si fa denso, spegniamo il fuoco, spostiamo la pentola e continuiamo ad impastarlo con il cucchiaio di legno. Quando vedremo che più o meno si sarà fatto un bel composto compatto, lo lasceremo un attimino da parte per farlo raffreddare qualche minuto e intanto nel mio caso vedrete che inizierò a mettere su i broccoli poi per il ripieno. Se voi avete qualche verdura da fare per il ripieno, la potete fare in questo momento, potete farla prima, potete organizzarvi un po' come meglio credete. Io l'ho fatto in questi 10 minuti, intanto che l'impasto raffreddava un pochino. Ci spostiamo sul tavolo, prendiamo un foglio di carta da forno, ma magari facciamo due perché ho visto che veniva abbastanza. Facciamo uno, dai, mi aiuti tenendo lì,
grazie. Mamma, mamma. E andiamo a rovesciare questo qui dentro. È l'impasto. Cosa state facendo? No, via. Bisogna fare attenzione perché è caldo. Non bisogna impastarlo un po' in modo che... Non sta integro. Appunto, finché non sta integro. Lo andiamo a mettere in trago il fondo di terra di forno e lo stendiamo sottilissimo. Ma sottilissimo quello doppia S. Una volta steso, proviamo a coppare, io ho usato una tazza per avere diciamo la grandezza di un sofficino e vediamo come viene spessa. Se è troppo spessa, prendiamo un altro foglio di carta da forno e lo stendiamo. Nella ricetta originale che ho seguito diceva di farla sottile fino a che mettendo la mano sotto non si vedeva l'ombra. Ho seguito la ricetta di Celia Tube e sono venuti veramente benissimo, quindi vi consiglio di andarla a vedere. Ad un certo punto ho lasciato la palla a Sabrina che insisteva per aiutarmi e io sono andata avanti a preparare gli ingredienti per il ripieno. A questo punto io vado a preparare la besciamella. Non la vedrete in questo video ma uscirà poi un video a parte perché la andrò a fare con il siero di latte. L'unica differenza che ho notato io è che è leggermente più asprina in confronto a quella normale fatta con l'acqua. Appena avete finito, noi in realtà ancora non abbiamo finito, e praticamente li mettete su un foglio di carta da forno, che adesso vi faccio vedere, e iniziamo a riempirli. Quello lì l'ho fatto io, quello lì che era meno pesante. Allora. Mamma, si sentono il video poi. Tanto poi lo levo. Mettiamo così. Mi serve un cucchiaio per piacere. Cosa? Allora. Noi abbiamo deciso di riempirli con la besciamella e broccoli, besciamella e würstel, formaggio e würstel, non si sa, un po' così. Comunque, mettiamo un cucchiaio di besciamella, che sono andata a preparare precedentemente. Potete anche prendere quella già pronta, se preferite. Io sono andata a prepararla perché l'ho fatta con il siero di latte. Andiamo a mettere appunto così la besciamella. Grazie Giorgia. Ok,
lasciando il bordino intorno più o meno, in certi punti ce l'ho fatta, in certi altri no. E poi tipo questo qua che faccio con i broccoli, ce li vado a spezzettare un po' così e poi vado a metterci due pezzetti, un pezzettino di mozzarella così. Poi con il pennello e l'uovo sbattuto andiamo a spennellare il bordo tutto intorno così. E lo andiamo a chiudere su se stesso così. Oh, si è rotto. Questo no, bene. Mi prendete una forchettina così facciamo. Cosa si è rotto? Devo mettere meno ripieno. Comunque questa è l'idea. Ecco qui pronto il nostro sofficino. Adesso li andiamo a preparare tutti, perché poi li dobbiamo passare nell'uovo e nel pan grattato per friggerli. Come decorazione possiamo andare a fare, intanto schiacciamo bene e chiudiamo bene così con la forchetta il bordino, così assomiglieranno. Oh no, si è rotto. Vabbè, così assomiglieranno di più a dei sofficini. Eccoli qui. Adesso adesso andiamo avanti con tutti qua. Adesso, una volta che sono formati così, li passiamo prima nell'uovo e poi nel pan grattato. Ed eccolo qui il nostro sofficino. Adesso vado avanti a fare gli altri e poi li andiamo a cuocere. Fermo. Vai, Giorgio. Una volta che ne abbiamo un po' pronti, li mettiamo a friggere in una padella con un po' d'olio. Qui ce n'è anche fin troppo di olio, ma vabbè, sorvoliamo su questa cosa. Comunque li abbiamo provati anche a fare in forno e quindi dopo vi faccio poi vedere. Ecco, vedete, li disponiamo sulla teglia e poi li abbiamo fatti cuocere a 180 gradi per 20-25 minuti. Io a metà li ho girati. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se la rifate, fatemelo sapere e non dimenticate di andare a vedere il video anche di mia sorella Luisa Luca Chiavetta. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao.